arrivato il comunicato dell'AIA, quella dei polli. Allora raga, indipendentemente da tutto quello che sta succedendo, che poi si vedrà nell'arco del tempo o se era una cosa seria o invece finirà tutto in fumo, quello che ci tengo a dire è che fondamentalmente su questo canale continueremo a guardare e a commentare le partite e a dire bravi se una squadra gioca bene, vince sul campo senza aiuti arbitrali e a dire che la partita è stata viziata dagli errori se la partita viene viziata, sempre con la solita sportività che mi contraddistingue, perché quando le squadre giocano bene e vincono serenamente io ci ho sempre messo la faccia, ma non essendo un leccaculo, quando ci sono grossi errori arbitrali io lo dico. Se vi dà fastidio, come ripeto sempre, andate dai canali che a voi vi piacciono, perché con la lingua fanno passare tutto il vostro oradello, buco del culo per chi non ha capito, andate lì, non fa per voi, questo canale non fa per voi. La risposta dell'AIA che andremo a leggere insieme, a me frega un cazzo come ha fregato un cazzo quello di ieri, perché io porto avanti le mie idee e sinceramente non mi serviva il pupazzo mascherato per farmi pensare che gli errori arbitrali che stanno facendo in questa stagione siano in malafede, ma non perché sono scarsi gli arbitri, perché davanti al VAR, io lo ripeto, davanti alle immagini chiare non puoi sbagliare, perché se sbagli non è che sei scarso, sei in malafede. Davanti, quando tu puoi utilizzare la tecnologia e non vai a guardarla, non è perché sei scarso, è perché sei in malafede. Se vieni richiamato da un arbitro, e da un varista e non ci vai, non è perché sei scarso, sei in malafede. Cioè prima si poteva pensare, prima del VAR si poteva pensare che questi esseri erano scarsi. Oggi no, perché le immagini le vedi. Poi ci sono delle azioni oggettive e soggettive, quello ci sta, perché per carità non tutto è evidente al 100%, però gli errori clamorosi è malafede. E l'ho sempre detto, non mi serviva il pupazzetto che mi raccontava la storia. E rispondo anche a qualche messaggio di quelli che a me dicono: ah, tu che dicevi, hai visto che hanno fatto vedere uno della Juve, uno dell'Inter, uno del Milan, che cazzo dovevano fare? Cioè è una trasmissione che vedono milanisti, juventini e interisti, facevano vedere solo gli episodi dell'Inter? No, non penso, se no c'era la rivolta. Allora, e in più, se facevano vedere tutti gli episodi di questa stagione, compresi ovviamente dell'Empoli, della Salernitana, finivamo alle 4 del mattino, ma neanche, durava 10 ore. Quindi, io vi faccio intelligenti, ma se mi fate queste risposte sotto, mi scrivete delle cazzate, e allora vi devo rispondervi. Poi, ognuno di questo campionato è liberissimo di avere la propria idea. Ripeto, non c'era il pupazzetto, perché certi errori arbitrali sono sotto gli occhi di tutti, non ci si scappa. Comunque commentiamo l'AIA. L'Associazione Italiana Arbitri ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Che doveva fare? Doveva dire, doveva arrivare la persona a raccontare viso aperto quello che voleva, come se poi dopo non avesse avuto delle ripercussioni, magari lui, magari anche pesanti, perché sapete nel mondo del calcio ti può succedere di tutto. Non è che è scemo, già questa parte che avete scritto è una minchiata. Si tratta di azioni che non hanno alcun fondamento concreto. La gestione tecnica del CAN, così come di tutte le altre commissioni nazionali, si basa su precise valutazioni riferite alle prestazioni arbitrali. Se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiarato durante la trasmissione da parte di una persona col volto nascosto e la voce alterata, si faccia avanti e segue i canali ufficiali portando le prove, che è quello che io mi aspetto. Non ha mica detto che ci sono 5 persone pronte a denunciare? Speriamo che lo facciano. Sono andato a pompar benzina. Noi, confermando la fiducia a Gianluca Rocchi, uno che doveva essere già mandato via da mo,
inadeguato che presenta ogni domenica arbitri scandalosi, che in una finale di Supercoppa manda, non manda un arbitro internazionale, ma manda uno scappato di casa che ne combina di tutti i colori, vabbè, e a tutta la sua commissione. Riteniamo che invece vi sia assolutamente insussistenza delle accuse lanciate volte solo a gettare un'ombra su un importante lavoro che si sta portando avanti. Poi mi spiegate qual è l'importante lavoro, eh? Io ho un'idea di qual è l'importante lavoro, però riteniamo che se dietro a tale mossa ci fossero motivi politici interni sarebbe un fatto molto grave, perché questo significherebbe non volere il bene a questa associazione. L'AIA respinge inoltre le supposizioni pubblicate oggi su alcuni siti online inerenti alla discesa nello spogliatoio del responsabile CAN Gianluca Rocchi durante l'intervallo della finale di Supercoppa italiana. Tale decisione è infatti legata, come evidente, alla comunicazione all'arbitro dell'autorizzazione FIGC ad osservare un minuto di silenzio all'inizio secondo tempo per la scomparsa di Gigi Riva. E infatti dopo questa comunicazione l'arbitro cambia totalmente il metro di giudizio e il modo di arbitrare. È almeno a dir poco strana questa cosa. Però prendiamo atto di questa comunicazione che ha fatto l'AIA, giustamente, me lo aspettavo che ribattesse, anzi me lo aspettavo subito questa mattina, invece hanno chissà perché aspettato un po' di tempo. Ripeto, è giusto che dicono questa cosa qua. Secondo me, da adesso in poi, dopo quello che è successo, la bagarre sarà ancora più grande, perché il sospetto aumenterà sempre di più, e non è un bene ovviamente, raga, per il calcio. È più bello alla fine, fondamentalmente è anche brutto star qua a parlare di queste cazzate, è più bello parlare di calcio giocato, ma purtroppo stanno accadendo tutte queste cose e quindi è giusto parlarne. Vedremo davvero, io sono curioso di vedere come andrà avanti, come proseguirà, perché secondo me non finisce qui questa storia. E raga, le vedremo delle belle, come magari non vedremo un cazzo. L'importante è quello che dico, è che magari dopo questo scossone, dalla prossima partita in poi di campionato, si torni a stare un po' più attenti quando si prendono decisioni arbitrali che possono alterare la corsa del campionato. Cioè, se faccio un esempio, così non si incazzano gli interisti, se Gatti prende ammazzate per tutta la partita un giocatore, è giusto che venga ammonito. Queste cose qua che possono dare fastidio. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, pollice in su al benzinero.